Ciao, sono Silvia Lanfranchi e oggi parleremo di video e di mobile. Come ti ho detto in tutte le salse, sono stata a Bruxelles a un evento organizzato da Facebook ed è stato un evento sia di networking ma soprattutto di formazione. Ci sono stati un sacco di interventi sia di persone che lavorano presso Facebook che persone comunque esperte di digital marketing e di social media marketing. Quello che è stato ripetuto praticamente in tutti gli interventi è la predominanza dell'uso del cellulare, quindi le persone usano sempre meno il computer e sempre più il telefono, quindi fondamentalmente abbiamo sempre il telefono in mano, e il fatto che i video stanno avendo sempre più successo. Quindi questa cosa che Facebook spinge verso i video è perché hanno notato che le persone guardano sempre più video. Tanto per dare due numeri, si è visto che le persone hanno passato l'80% in più del tempo nel 2017 a guardare video su Instagram, pensa per esempio alle stories, e la tendenza è che ogni anno il numero di video prodotti su Instagram si quadruplica. Si è visto che la fruizione dei contenuti da mobile è molto più veloce che da desktop, all'incirca un 41% più veloce da mobile rispetto al desktop. E la cosa che veramente mi ha stupito è che comunque se quando noi guardiamo un contenuto con il telefono, noi scorriamo un contenuto, lo visualizziamo quindi per 0,25 secondi, quindi un quarto di secondo, e comunque ci rimane in testa. Quindi questo è molto importante, questo ti fa capire come dobbiamo imparare e continuare a creare dei contenuti che siano accattivanti, che catturino immediatamente l'attenzione e soprattutto che siano ottimizzati per l'utilizzo da telefono, perché comunque è molto probabile che i nostri futuri clienti useranno sempre di più il telefono per consumare e usufruire dei nostri contenuti. Sì, ho dei gatti pazzi. Perché guardiamo, comunque le persone guardano video da mobile e ne guardano veramente tanti? Perché è un modo di usufruire dei video molto personale. Se ci pensi, sei solamente tu che guardi il tuo telefono e vedi questo video. Già in un ufficio o comunque se sei con altre persone, guardarlo al desktop di un computer è molto meno personale, molto meno intimo. Quindi per quello che le persone preferiscono guardare video brevi o lunghi, soprattutto dal cellulare. La tendenza comunque è questa. Ci sono diversi modi per consumare video e quindi diversi tipologie di video da creare. Il primo è il video al volo, quindi quello che viene definito on the go. Quello è un video breve, sotto i 15 secondi, a volte anche molto sotto i 15 secondi, quindi può essere un video anche di 5 secondi, in cui l'attenzione è breve e il contenuto deve essere immediato, quindi ci deve essere proprio un qualcosa che mi colpisca e me lo faccia magari vedere in loop. Ad esempio, appunto, pensa a quei video che si ripetono, quindi con immagini sempre uguali. Ad esempio, i video delle stories sono comunque video dai 15 secondi in giù. La seconda tipologia di consumo di video è lo sguardo attivo. Quindi, diciamo, l'esempio lampante è un live, quindi non è un contenuto video che io guardo passivamente, ma lo guardo attivamente perché posso interagire, posso mettere dei like, posso fare dei commenti, aspettarmi delle risposte. Quindi è una modalità interattiva. Il terzo modo è quello che viene definito lo sguardo passivo. Non per fare un torto a Facebook, ma fondamentalmente quello che si fa su YouTube. Quindi quando tu guardi un video su YouTube, ti metti lì e lo guardi. Tutt'al più commenti, ma commenti dopo. È un modo di commentare molto diverso. Quindi è quello che viene definito un video immersivo. Quindi sono o i video di YouTube o i video di Facebook, quelli molto lunghi. Quelli in cui tu ti metti lì, ti metti tranquillo e ti immergi in una storia. Andando invece comunque alla prima tipologia di video, ai video quelli cosiddetti al volo, quindi possono essere le stories oppure quei piccoli video che si riescono a creare facilmente dal telefono, il consiglio è stato quello di creare video o quadrati, quindi perfetti poi anche per essere utilizzati su Instagram, o comunque verticali. Io sono in metropolitana, sto guardando un video, no, ovviamente in metro magari non mi metto a guardare un video lungo, anche perché magari ho problemi di connessione di dati, eccetera, eccetera. Guardo dei video brevi, non mi va di ruotare in continuazione il telefono,
tengo il telefono in verticale e quindi guardo video verticali. Le persone non sempre guardano i video con il suono, quindi spesso io per prima tolgo l'audio. Tolgo l'audio e funziona solamente se il video comunque riesce a raccontare quello che sta avvenendo. Il consiglio quindi è di, soprattutto per i video brevi, dove è più facile, di progettare dei video che funzionino bene senza l'audio, ma quando vado ad accendere l'audio succede qualcosa di interessante. Per creare, filmare ed editare dei video, lo puoi fare direttamente dal telefono, anzi il consiglio è veramente di farlo dal telefono, fra l'altro io sto filmando questo video con lo smartphone. Ci sono diverse app da poter utilizzare. Le app che ti consiglio, che ho usato anch'io, che sono comunque semplici da imparare a usare, sono la prima è sicuramente Boomerang. La conosci se fai già le stories, perché è stata portata anche all'interno delle Instagram stories, però vive anche di vita propria come app indipendente. Quindi con Boomerang puoi creare delle piccole GIF, di solito sono dei video ripetitivi, comunque molto simpatici da vedere. La seconda app che ti consiglio è Legend, di cui sicuramente ti ho già parlato varie volte, che ti permette di aggiungere delle scritte che si muovono ad alcune foto. La stessa cosa fa anche Quick. L'ho provata in uno degli ultimi post che ho pubblicato su Instagram e l'effetto comunque è stato veramente molto molto carino. Un'altra è Ripple, scritto R-I-P-L, molto bella, peccato che nella versione gratuita offra molto molto poco e la versione a pagamento è in abbonamento e non è proprio esattamente economica, poi comunque ti metterò poi i dettagli all'interno del post. Un'altra app che si usa abbastanza, però crea più degli effetti visivi, quindi non scritte, quindi non si può comunicare ma in un modo diverso, è Lumiere, che in realtà crea dei mini video aggiungendo degli effetti a delle foto statiche. Quindi devi avere la fortuna di trovare un effetto in movimento che abbia un senso con la foto che hai fatto. Un'altra app invece proprio più di video editing si chiama VideoShop e anche questa è un video editor piuttosto completo ed è gratuito. Molte di queste app sono gratuite e c'è da pagare, a parte Ripple che è in abbonamento, c'è da pagare una piccola quota se vuoi togliere la filigrana alla fine o lungo il video, che magari non è sempre bella da vedere. Spero di averti fatto capire quindi quanto è importante iniziare o continuare a creare dei video con lo smartphone e per lo smartphone. Il consiglio che ti do adesso è quello di testare, insomma non ti dico di scaricarle tutte insieme, ma di provare una o due app di quelle che ti ho suggerito e iniziare a creare qualcosa. Non sarà magari sicuramente subito il video perfetto, però da qualche parte bisogna iniziare. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video e mi raccomando ricordati di iscriverti al mio canale. Ciao!